Benvenuti amici Tech Android, siamo ancora qui allo stand di LG, stavolta in compagnia di un dispositivo che sembra un po' più interessante, l'LG XCAM, un dispositivo con un display da 5.2 pollici, quindi siamo con un display più grande rispetto all'X-Screen che abbiamo visto da pochissimo. Display da 5,2 pollici Full HD, quindi risoluzione di 1920x1080 pixel, qui si festeggia al stand di LG, c'è tanta confusione a Mobile World Congress, ma nonostante questo continuiamo la nostra anteprima, la preview, andiamo a vedere la memoria a disposizione, sono 16 GB a disposizione di memoria interna, espandibile con slot per micro SD, così come anche sull'X-Screen. Abbiamo 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, andiamo a vedere a disposizione dell'utente, poi disponibile ce ne sono 10, quindi ancora un po' di più rispetto a quella memoria disponibile presente sull'X-Screen. Il processore è un processore octa-core, lo stile dell'interfaccia è quello ormai che abbiamo visto anche per l'LG G5 che abbiamo visto ieri. Batteria, dicevo, processore octa-core da 1,14 GHz di clock, batteria da 2520 mAh, probabilmente questa batteria è un po' sottostimata rispetto alle caratteristiche del dispositivo, il display Full HD tende comunque a consumare abbastanza. Anche questo andrebbe visto sotto l'aspetto stress per dare comunque un'opinione sull'ottimizzazione software batteria, ma avremo tempo di farlo. Con questo è tutto per l'XCAM, vedremo altri dispositivi dallo stand di LG. Ciao da Gianni.